Ero così preso dalle storie su Alastor, anche solo da quelle sulla necromanzia, che volevo saperne sempre di più. Ma gli scaffali ormai erano quasi pieni e bisognava fare spazio alla conoscenza e agli argomenti veramente interessanti. Almeno era ciò che ritenevo andasse fatto. Tempo prima avevo iniziato a stilare con pazienza e cura una lista di volumi che avrebbero senza dubbio aperto la mente dei nostri clienti, oltre che ampliato la nostra collezione. Presi accordi al mercato con il proprietario di un banco di libri usati per rifilargli tutta quella che io definivo carta straccia e nottetempo gliela portai. La mattina dopo, i miei genitori non si erano ancora accorti di nulla, quando arrivò un carro colmo dei libri che avevo ordinato per sostituire quelli che avevo venduto. Non avevo badato a spese perché il valore della conoscenza per me era superiore a quello del denaro. Mio padre la pensava diversamente e andò su tutte le furie. Ma sei impazzito, Damias? Ti rendi conto di quanto costano questi libri? Ho pensato che la spesa fosse alla nostra portata. Vedrai, è un ottimo investimento. Pensa a quanti clienti attireremo adesso che abbiamo dei libri interessanti. Tu non capisci. È proprio questo il punto. Nessuno vuole libri interessanti. È proprio grazie a quella che tu definisci carta straccia che riusciamo a tirare avanti. Narrativa popolare da quattro soldi, guide turistiche, libri di cucina. È questo che vuole la gente. E noi diamo alla gente esattamente quello che vuole, non quello che sta nella tua testa da pseudo-intellettuale. Ma io pensavo di fare la cosa giusta. Tu non devi pensare con quella tua testa stramba che hai. Qui dentro devi fare quello che dico io. Mi spieghi ora che cosa me ne faccio di tutta questa roba? Capisco, non accadrà più, te lo prometto. Anzi, perdonami se puoi. I modi di Damias erano impeccabili. Ciò che diceva, ma soprattutto il modo in cui lo diceva, nascondeva perfettamente il suo reale stato d'animo. La gente dovrebbe imparare ad apprezzare i libri interessanti. Anche mio padre dovrebbe farlo. È solo un bifolco povero d'animo come la gente che frequenta questo posto. Come sarebbe che non devo pensare? Avrei una testa stramba, quindi. Ecco da chi ha preso Ruth. Nessuno è in grado di capirmi. Arriverà il giorno in cui mi rimpiangeranno. La discussione con il padre ruppe qualcosa nel loro rapporto che col senno di poi Damias riteneva fragile. Ma la verità è che era Damias a essere fragile.